Bene, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa nuova serie di incontri che proponiamo quest'anno. Ci saranno tre incontri che, come avete visto, sono già programmati adesso, prima dell'estate, questo sabato e poi i prossimi 2 sabati di giugno. E poi altri incontri, 2 o 3 incontri ancora da definire meglio dopo l'estate, nei mesi di settembre-ottobre. Ecco, quest'anno iniziamo qui, in questa che è il nostro refettorio monastico, anziché nella consueta sala sopra dove faremo invece i prossimi 2 incontri. Il motivo è facilmente intuibile, quindi non c'è bisogno di spiegarlo troppo, lo accenno semplicemente. Primo è legato al tema di quest'anno, che è il tema, un po' sulla provocazione lanciataci anche dall'Expo di Milano, un tema legato al cibo, al mangiare, al condividere tutte le tematiche relative anche alla dimensione della fame, della giustizia in rapporto alla condivisione del cibo. Però appunto, e quindi ecco, questo motivo è il fatto di iniziare proprio qui, in quello che è il nostro refettorio monastico, dove il cibo viene condiviso. Noi tra l'altro abbiamo l'abitudine, come chi ci conosce maggiormente sa, di mangiare in silenzio ascoltando la lettura, quindi il tavolino che adesso occupa Padre Adalberto è il tavolino normalmente occupato durante i nostri pranzi dal lettore. E questo ricorda nella tradizione monastica una dimensione che è tipica anche della tradizione biblica, ecco, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E le parole accompagnano il pane. In qualche modo l'esperienza del mangiare, del cibo, ha bisogno della parola e come abbiamo detto anche nel dépliant che presentava questi incontri, direi non solo della parola di Dio ma anche delle nostre parole umane, perché appunto il pane per nutrire davvero la vita ha bisogno di essere mangiato in un contesto relazionale, non in un solitario egoismo. Quindi il refettorio monastico dove il pane viene condiviso, così come viene condiviso anche sulle tavole delle vostre famiglie, ecco, ci ricorda questo, l'aspetto di un pane, di un cibo che per nutrire davvero la vita ha bisogno di essere mangiato, accompagnato da parole, cioè dalle nostre relazioni umane. Il secondo grande motivo è che vorremmo dedicare questo incontro non solo ad ascoltare parole, ma anche a vedere, quindi non solo come dire, l'orecchio, la bocca saranno sollecitate, ma anche gli occhi, perché abbiamo invitato oggi a Giuseppe Cordiano, che è l'autore delle tavole che sono qui in refettorio, tutte dedicate al tema del pasto biblico, e quindi l'incontro di oggi sarà a 2 voci. Adalberto, padre Adalberto, che adesso ci presenta un po' il tema del cibo in ordine alla condivisione, e poi Giuseppe che ci presenterà invece il lavoro che è nato attorno a questo tema, che lui ha espresso attraverso queste e anche altre sue opere che poi potrà illustrarci. E con un rubo altro tempo a Padre Adalberto e può iniziare subito. Ecco, direi facciamo un momento, tempo 3 quarti d'ora, poi facciamo un attimo di pausa, poi lasciamo la parola a Giuseppe e poi concludiamo dialogando con loro due. Intitolato questo mio intervento Il pane disceso dal cielo, il cibo condiviso. Ecco, saranno due in qualche modo i simboli che ci accompagnano. Ecco, la condivisione richiama proprio questo luogo in cui ci troviamo, il refettorio, il luogo in cui la comunità monastica condivide il suo pasto quotidianamente. E il pane disceso dal cielo è ciò che è posto sopra questa mensa, cioè il pane. Ma chiaramente il simbolo del pane richiama qualcos'altro, ecco, il dono stesso che Dio fa. E la metafora è appunto legata ad un episodio biblico che è quella della manna. Ecco, nel contesto sociale così secolarizzato in cui noi viviamo, siamo spettatori di una rottura, se non a volte anche di una schizofrenia che coinvolge direttamente la nostra vita, proprio nelle sue dinamiche più essenziali. Ecco, si tratta della perdita progressiva del valore di alcuni rapporti che esistono tra dimensione spirituale dell'uomo e la sua sfera corporale.
Ecco, non entro nel delineare le cause di questa rottura di relazione, perché sono molteplici. Noto solo come questa rottura fa sì che alcune realtà profane, tra virgolette, sono ormai staccate o estranee alla sfera spirituale. I cristiani stessi soffrono di questa dicotomia, fanno fatica a vedere il rapporto che intercorre tra dimensione corporale e vita spirituale. E direi che è emblematico a questo livello è proprio il riflesso di questa rottura in un ambito particolare quotidiano della vita umana, la relazione con il cibo. Si potrebbe dire semplicemente che oggi questa relazione sembra totalmente autonoma dalla sfera spirituale. Ecco, oggi viviamo in una società, quella occidentale, che tende a sacrificare molte dimensioni della vita all'idolo del consumo e dello spreco, e che d'altra parte diventa ossessionata dalla obesità, dalla dieta, dalla linea. Tuttavia, di fronte a questo mondo che rigurgita di cibo, c'è una parte dell'umanità, lo sappiamo bene, affamata, che manca degli elementi essenziali per nutrirsi, quasi aggrappata agli scarti delle società opulenti. Ecco, proprio a partire dalle varie modalità con cui oggi ci si relaziona al cibo, notiamo che di fronte ad esso l'uomo si pone in modo contraddittorio. Da una parte c'è una sorta di idolatria del cibo, che si manifesta in tante forme, tanto da trasformare il cibo in una delle realtà che maggiormente assorbe la vita dell'uomo. Ecco, basta pensare alla preponderanza, alla qualità degli spot pubblicitari sui prodotti alimentari. Chi normalmente vede la televisione, appunto, se ne rende subito conto. D'altra parte c'è come una paura di accostarsi al cibo, perché minaccia l'estetica del corpo, fa perdere tempo, basta pensare, riprenderò brevemente, a una modalità oggi di mangiare il fast food, diventa un problema di salute. Ecco, la messa in guardia dall'eccesso del cibo è in ogni caso in relazione alla salute e non tanto con lo stile di vita che tale eccesso può veicolare. Il risultato di questa contraddizione è lo squilibrio che oggi emerge nel rapportarsi al cibo, squilibrio quasi emblematico, mi pare, in due forme patologiche, quella della bulimia e quella dell'anoressia. Queste due modalità esasperate nel rapportarsi al cibo trasformano quest'ultimo in veicolo di distruzione della persona umana. Ma penso che sia evidente da questa brevissima descrizione della situazione attuale che il problema non è alla fine il cibo in sé, ma il modo di rapportarsi ad esso. E proprio a partire dalle varie modalità con cui ci si rapporta al cibo e dall'influsso che queste esercitano sui vari stili di vita, allora è possibile recuperare quella relazione tra corpo e spirito di cui lamentavo all'inizio la rottura. E vedremo subito come questa ricomposizione armonica possa avvenire attraverso due modalità di rapportarsi al cibo: il digiuno e la condivisione. Ma per capire il valore di queste due vie che danno equilibrio alla nostra umanità, conviene forse fare un accenno proprio a quello squilibrio nella relazione col cibo identificato dalla tradizione cristiana con un vizio particolare, il vizio della ingordigia, il vizio della gola. E ci si potrebbe semplicemente chiedere: perché gli antichi autori monastici, i padri della Chiesa, erano così attenti alla relazione con il cibo? E perché davano grande importanza al pensiero malvagio della ingordigia? Perché era considerato un vizio capitale, uno dei sette vizi capitali? Ecco, che rapporto c'è tra la gola e la vita secondo lo spirito, tra la gola e la relazione con Dio? Perché i maestri spirituali del primo monachesimo
mettevano così tanta importanza a questo? Ecco, quali elementi entrano in gioco nella dinamica della gola, quali dimensioni profonde appunto veicola il simbolo del cibo? Ecco, faccio solo un accenno chiaramente al pensiero malvagio della gola, non possiamo soffermarci perché preferirei appunto sottolineare una delle due terapie consigliate per guarire da questa malattia, e in fondo anche una terapia che ci mette in relazione corretta con il cibo. Ecco, nella Scala del Paradiso di Giovanni Climaco, il gradino 14esimo dedicato alla gola è introdotto da un titolo significativo: sul ventre, padrone pericoloso, ma caro a tutti. Ecco, per Giovanni Climaco l'oggetto del pensiero malvagio della gola interessante non è il cibo in sé, ma piuttosto l'atto del mangiare, o meglio ancora, quella parte del corpo che simbolizza la relazione con il cibo. Ecco, per Climaco il ventre gioca un ruolo contraddittorio. Si presenta come un pericoloso tiranno, ma esercita anche un fascino favorendo una passione coltivata, dice Climaco, da tutti, appunto quella della gola. Inoltre è chiaro che la gola non privilegia particolari categorie di persone. Tutti in qualche modo si trovano di fronte a questa sfida, potremmo dire tutti si trovano di fronte alla sfida di mettersi in relazione con il cibo. È normale, perché è un atto fondamentale della vita, anche se poi assume questa sfida particolari modalità o sfumature proprio in rapporto ai vari stili di vita che uno conduce. Ma direi che per ben comprendere la portata spirituale di questo pensiero e la lotta che esso comporta, è chiaro che dobbiamo liberarci da una visione un po' puerile, moralistica, di questo vizio. Ecco, non è tanto il peccatuccio di gola, mangiare un po' più di cioccolato, ecco, non è da mettere semplicemente a questo livello. Ecco, dobbiamo collocarlo ad un livello più profondo, cioè metterlo in relazione con un aspetto fondamentale della nostra condizione umana, la materialità, espressa appunto simbolicamente dal cibo, e la conseguente tentazione a identificarsi, a ridursi a questa dimensione primordiale dell'esperienza umana. Possiamo subito qui ricordare quella parola del Deuteronomio, che poi è ripresa proprio da Gesù come spada, potremmo dire, per annientare la prima tentazione: non di solo cibo vive l'uomo, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco, di fatto il rapporto con la materialità condiziona un legame più complessivo, quello che esiste tra il corpo e lo spirito, appunto, e orienta le varie modalità con cui ci mettiamo poi in relazione con le cose. Ecco, dunque, nel vizio dell'ingordigia non è solamente in gioco il rapporto con il cibo alla fine, ma in questa lotta sono coinvolti valori e dinamiche ben più profonde. E sottolineo solamente un aspetto, ecco, appunto, di queste dinamiche. Un aspetto che emerge da questa tentazione, appunto anche alla luce del racconto biblico di Genesi 3, è appunto il rapporto tra la voracità del cibo, come dicevo, simbolo della voracità delle cose materiali come pretesa a possederle, assimilarle a se stessi in una ingordigia travolgente, e quel rapporto tra la voracità del cibo e la tentazione a ridurre la propria vita a questa sfera di materialità, ad esaurirsi, a trovare compimento in essa, identificandosi con i propri bisogni. Che in fondo l'uomo ingordo, l'uomo vorace, predatore, si proietta, si getta sulle cose, sugli esseri, mascherando così la loro profonda luminosità. Acceca, potremmo dire, la sacramentalità del mondo. Allontana da esso la gloria di Dio. Come scrive Olivier Clément, le passioni della materialità, l'avarizia, l'avidità, la sensualità chiusa, colgono delle cose e degli esseri soltanto quanto corrisponde loro.
Le cose e gli esseri sono ridotti a ciò che cade sotto i sensi e diventano così opachi. E davvero l'ingordigia indica una vita assorbita eccessivamente dal problema della propria sicurezza, facendo emergere la paura paralizzante di essere minacciati nelle proprie certezze esistenziali. In fondo, anche molto semplicemente, cos'è l'ingordigia se non un accaparrare cibo il più possibile, al di là di quello di cui uno veramente ne ha bisogno, nel terrore che esso venga a mancare? Ecco, in fondo un uomo vorace vive nell'angoscia di morire di fame. Accumula sempre di più, ma questo alla fine poi non gli toglie l'inquietudine, anzi l'aumenta, perché non riesce a giungere ad una sicurezza appagante, in quanto gli sfugge ciò che è realmente necessario per la vita. E direi che proprio questa esperienza, che l'ingordo cerca di fuggire, l'esperienza della fame è fondamentale, perché la fame è come uno spazio vuoto che fa emergere i veri bisogni. Ecco, è chiaro che la fame poi è una realtà che assume un valore spirituale. Ecco, è fame di qualcosa di più profondo, di qualcosa che veramente può appagare, saziare la vita. È fame di Dio. Ancora una volta possiamo ricordare il testo di Deuteronomio: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco, non mi dilungo oltre su questo aspetto più caratteristico, appunto, in fondo la diagnosi della malattia, per arrivare così subito un po' a vedere come si può guarire, quindi a capire quale può essere la vera relazione con il cibo. E di fatto proprio a partire dalle varie manifestazioni con cui l'ingordigia trova spazio nella vita dell'uomo, creando una certa pesantezza e disgregando alla fine quell'armonia che deve esistere tra corpo e spirito, ecco, gli autori monastici richiamano con forza la necessità di recuperare un equilibrio tra dimensione corporale e dimensione spirituale dell'esistenza, ecco, soprattutto operando un passaggio dalla logica del bisogno a quella del desiderio. E scrive un autore: la terapia dell'ingordigia può consistere solo in una conversione, in un cambiamento di atteggiamento che permetta all'uomo di ridare il primo posto al desiderio di Dio, all'attenzione a Dio, a considerare che Dio è per lui l'unico assoluto, il solo vero fine della propria esistenza. E direi che questo in fondo è l'itinerario di ogni autentica ascesi, nella sua relazione al corpo e al cuore. Ecco, l'ascesi, di cui il digiuno, appunto, in relazione al cibo è l'espressione più tipica, è orientata profondamente ad una piena maturità spirituale, ad una armonia di umanità. E la vigilanza è certamente ciò che permette questa armonia. E direi che proprio qui allora si collocano quelle due modalità nel rapportarsi al cibo che riaccendono in noi il vero desiderio, i veri desideri, cioè rimettono al centro la relazione con Dio e con i fratelli e ridando equilibrio alla nostra vita, ricomponendo appunto l'armonia tra la dimensione spirituale e quella corporale dell'uomo. Il digiuno e la condivisione. Ma vorrei subito fare una sottolineatura. Ecco, digiuno e condivisione non sono, come potrebbe sembrare, due modalità alternative. La rinuncia volontaria del cibo o la condivisione di un pasto con altri, ecco, sembrano in qualche modo in contraddizione. Si può digiunare stando a tavola con altri? La risposta è no. Allora direi che questa non è la prospettiva. La scelta del digiuno o della condivisione è piuttosto legata ad una relazione profonda che permette di cogliere queste due modalità nel rapportarsi al cibo come espressione tutte e due di un desiderio profondo, quello di incontrare il Signore ed essere in relazione con Lui. E direi che è Gesù stesso ad esprimere bene questa complementarietà tra digiuno e condivisione. E leggo il testo di Matteo 9, 14-15. Allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni
e gli dissero: perché noi farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E sappiamo che Gesù era accusato di essere un mangione, un beone. E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. Ecco, per il discepolo Gesù prevede sia il digiuno che il far festa nella gioia del convito. Ciò che fa la differenza, e dunque la scelta, o l'uno o l'altro, sta nel comprendere quale tipo di relazione siamo chiamati a vivere con il Signore. O attesa o incontro, assenza dello sposo o presenza dello sposo. Ma in ogni caso, e questo mi pare importante, ciò che appunto alla fine unisce queste due modalità, c'è qualcuno che orienta sia il digiuno che la festa, ed è appunto lo sposo. Il desiderio di stare con lui, desiderio che si purifica nell'attesa e che si realizza nell'incontro. Ecco, lascio da parte la terapia del digiuno, non possiamo parlare in refettorio del digiuno, ecco, parleremo in un altro contesto. E mi soffermo appunto su quest'altra via di liberazione dal male dell'ingordigia, che è la condivisione. Questa seconda via terapeutica ci aiuta a recuperare una visione, direi, positiva del cibo, come simbolo della vita, come metafora di comunione. E con la riscoperta del valore simbolico del cibo, e accanto adesso della mensa, che è importante, mangiare assieme, può diventare davvero una guarigione dalla logica nascosta dell'ingordigia. Anzitutto si deve affermare che attraverso il cibo direi, il modo di prepararlo e il modo di assumerlo, si veicola una cultura, uno stile di vita, un modo di relazionarsi con le cose, con gli altri, addirittura con Dio. E in questo senso il cibo è un linguaggio di vita, un modo di comunicare la vita. In un articolo apparso sulla Civiltà Cattolica, dal significativo titolo Il cibo come cultura e relazione, ecco, l'autore, il gesuita, così scrive: da sempre il cibo è considerato il prodotto di una cultura. Lo è quando lo si produce, quando lo si crea, quando lo si prepara, quando viene trasformato con il fuoco, quando lo si sceglie, quando lo si consuma. Crea comunione, ci mette in relazione con i frutti della creazione, ci lega al mondo circostante, è la rappresentazione più intima della nostra identità ed è uno dei più efficaci strumenti per comunicarla, tanto che cambiamenti che avvengono all'interno di una società possono essere letti anche attraverso il rapporto che si ha con il cibo. Ecco, basta pensare, appunto, cambiamenti in una società, per quale riflesso hanno sulle relazioni e sullo stile di vita di molte persone due tipologie che oggi caratterizzano il gesto del mangiare. Una l'ho già ricordata, il fast food, e l'altra il self-service. Ecco, il mangiare veloce, fast food, mette in relazione il cibo con la dimensione del tempo. Appunto, un tempo che deve essere rincorso, che non può essere perso, perché appunto la perdita danneggia l'efficienza, il lavoro, il guadagno. Servirsi da soli, self-service, potrebbe far pensare piuttosto ad una funzionalità, eliminando la simbolica mediazione di colui che mi porge il cibo. Ecco, me lo prendo io il cibo. Ma è interessante che, al di là di come vengono usate queste due modalità, forse molto incoscientemente, però è interessante che queste due forme influiscono sulla relazione con gli altri. L'altro è come eliminato nel mio rapporto con il cibo. E quest'ultimo si rivela alla fine un fatto puramente individuale. Con chi condivide la mensa in una comunità monastica, ho già fatto questa esperienza, un gruppetto di ragazzi e ragazze di 13 anni, ecco, sarebbe interessante sentire le loro reazioni, forse un po' terrorizzati anche dal silenzio, ecco, ma sarebbe interessante. Ecco, però normalmente chi condivide appunto la mensa in una comunità monastica
di là del silenzio, rimane spesso colpito da alcune modalità nel consumare il cibo, normali, direi quotidiane, ma purtroppo scomparse nella vita di tanti uomini e donne. Ecco, desta così stupore vedere dei fratelli condividere il pasto assieme, in silenzio certamente, ma assieme, l'uno accanto all'altro. Colpisce la presenza di uno o più fratelli che servono a mensa. Il cibo non lo si prende, ma lo si accoglie dalle mani dell'altro. Il pasto non è lasciato al ritmo di ciascuno, come a volte capita anche oggi. Al suo tempo, nell'orario quotidiano, avviene con calma, anche se i monaci a volte sono accusati di mangiare un po' troppo in fretta, ecco, perché forse abituati ad ascoltare, quindi velocizzano. Ecco, tutto questo stupisce, ma ci si può domandare, non era questo il modo normale di consumare il pasto nelle famiglie? Era questo, quindi non abbiamo inventato, monaci, nulla di nuovo. Ecco, abbiamo piuttosto assunto quello che poteva essere il modo, ecco, che le famiglie consumavano il cibo assieme. E allora una delle simboliche fondamentali del cibo, direi proprio trasversale a tutte le culture, a tutte le religioni, è quella di una umanità in relazione. Soprattutto quando questo è posto su di una tavola, oppure quando viene preparato e cucinato. Attraverso di esso si celebra una festa, si intessono delle relazioni, si esprime l'accoglienza, l'ospitalità, si consolida un'amicizia, si scandiscono le tappe fondamentali della vita, addirittura si entra in comunione con il divino. Non dimentichiamo che il pasto è fondamentale in tutte le grandi religioni. Ecco, ci si potrebbe fermare a lungo sull'aspetto antropologico del cibo e del pasto. Faccio solo un accenno prendendo un testo, ecco, che mi pare significativo, di Enzo Bianchi nel pane di ieri, con cui è descritta la dimensione comunionale del pane, della tavola, del vino, della cucina. E qui un passaggio dice: la tavola è interessante perché noi in italiano abbiamo due parole, una al maschile e una al femminile, il tavolo e la tavola. Questo è il tavolo, quella è la tavola. Ecco, non è, il tavolo non è il luogo in cui si mangia, in cui si appoggiano degli oggetti, in cui si scrive. La tavola è il luogo in cui si mangia, interessante che c'è questa differenza anche nella lingua italiana. La tavola possiede, o meglio, possedeva un grande magistero. Oggi per molti il cibo è diventato un carburante e la tavola una mensola su cui posare ciò che si consuma. Si mangia qualsiasi cosa, qualsiasi ora, in qualsiasi modo, accanto e non insieme a chiunque e possibilmente in fretta, fast food. Invece per me, Enzo Bianchi, ma possiamo dire anche per noi, la tavola è sempre stata e lo è tuttora un luogo privilegiato per imparare, per ascoltare, per umanizzarmi. Non è stato forse così fin dall'inizio della vicenda umana? Accanto all'officina della cucina c'è l'epifania della tavola, lì la cultura spicca il volo, il mangiare diventa convivio, l'occasione quotidiana di comunione e condivisione. Cosa fa di un tavolo una tavola? Innanzitutto il fatto di incontrarsi guardandosi in faccia, comunicando con il volto la gioia, la fatica, la sofferenza, la speranza che ciascuno porta dentro di sé e desidera condividere. Davvero, la cucina e la tavola sono l'epifania dei rapporti della comunione. Del resto, il cibo è come la sessualità. O è parlato, oppure è aggressività, consumismo, o è contemplato e ordinato, oppure è animalesco, o è esercizio in cui si tiene conto degli altri, oppure è cosificato e svilito, o è trasfigurato in modo estatico, oppure è condannato alla monotonia e alla banalità. Ecco, se la mensa condivisa con il cibo posto su di essa è simbolo di una vita in comunione, possiamo ancora aggiungere che la cucina, necessaria per preparare il cibo, è la metafora alla fine della gratuità, di un amore che si dona. E direi che è davvero un gesto gratuito spendere tempo, tutta una mattina ad esempio, spendere forze per preparare un pasto che di lì a poco verrà consumato, verrà distrutto.
qualche modo. Ecco, la creatività e la bellezza di un cibo preparato è veramente espressione di un dono. E questa, per esempio, la bella metafora del film del regista Gabriel Axel, Il pranzo di Babel, tratto dal racconto di Karen Blixen. Ecco, attraverso una cena preparata con grande cura, spendendo tutta la sua fortuna, la protagonista, appunto, una grande cuoca, Babel, aveva ridato la gioia di vivere ad alcuni uomini, ad alcune donne di un piccolo villaggio sperduto sulla costa norvegese, segnato da una cupa visione della vita. Ecco, quella cena imprevista, in un certo senso temuta, ecco, da questi uomini e da queste donne, appunto, in un clima religioso puritano. Gli abitanti di quel villaggio erano stati educati a tenersi lontano da ogni forma di piacere. Ecco, questa cena diventa il segno più eloquente dell'amore e della donazione di sé. Diventa davvero, potremmo dire, segno eucaristico. Interessante quello che scrive l'autore del racconto, Blix. Questa donna sta trasformando un pranzo al Café Anglais in una specie di avventura amorosa, una di quelle avventure amorose nobili e romantiche in cui non si distingue più tra la fame o la sazietà del corpo e quella dello spirito. Ecco, dunque, la consapevolezza di ciò che il cibo, la mensa, possono comunicare, allora, capite, rende molto più attenti a relazionarsi ad essi con equilibrio. Ecco, l'eccesso dell'ingordigia alla fine vanifica proprio questa dimensione relazionale del cibo. Ecco, inoltre direi che limitare i bisogni del cibo, gustare la parola profonda che esso comunica, hanno il medesimo obiettivo: riplasmare un giusto rapporto con Dio, con la sua creazione, con gli altri. Ecco, questi due modi di relazionarsi al cibo, digiuno e in particolare la condivisione, davvero ci conducono all'incontro con il Signore, che può venire appunto o scoprendo attraverso il digiuno che la fame di Dio è il vero desiderio che abita il nostro cuore, oppure entrando in comunione con il Signore, con i fratelli, mediante il cibo che consumiamo, un pasto e soprattutto la mensa eucaristica. Perché così ha fatto anche Gesù. Ha iniziato il suo ministero digiunando, per affermare che l'uomo non vive di solo pane, ma che vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E ha annunciato il regno sedendo alla mensa degli uomini e condividendo il loro cibo, sino a racchiudere in esso il senso della sua stessa vita. Possiamo cogliere in questa prospettiva anche quell'esortazione di Paolo che dice: sia che mangiate, sia che beviate, sia che digiunate, possiamo aggiungere, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Ecco, dunque, anche il cibo gustato e condiviso non solo può diventare una terapia contro quell'egoismo suggerito dall'ingordigia, ma soprattutto davvero una metafora della multiforme e inesauribile esperienza di Dio. Direi che qui anche proprio i simbolici episodi che sono collocati nelle pareti del refettorio, ecco, possono introdurci proprio a questo, ma verranno poi spiegati più dettagliatamente. Ecco, c'è solo un accenno a quello che è il banchetto nella scrittura. Ecco, basterebbe leggere la scrittura per rendersi conto di ciò che il cibo, in particolare il pane e il vino, può significare in relazione con Dio. Ecco, il cibo diventa il simbolo della parola che sostenta la vita, è il luogo in cui si sperimenta l'amore provvidenziale di Dio, lo vedremo subito nel simbolo della mano. Come pane quotidiano si rivela come dono del Padre che è nei cieli, dono da accogliere, da condividere, come pasto consumato diventa il luogo in cui si comunica con Dio stesso sedendo alla sua mensa. Come mensa abbondante e ricca di prelibatezze e prefigurazione della mensa messianica, dell'abbondanza dei doni del Re. Ma direi che soprattutto Gesù ha saputo trasformare il pasto in luogo di rivelazione del volto di Dio. E con la sua assiduità, come ricordavo, alla mensa dei peccatori,
vi ha scagliato contro le invettive dei dottori della legge, dei farisei. Fu accusato di essere appunto un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ecco, Gesù non solo si accetta di sedersi con i peccatori, ma partecipa anche alla gioia di un pasto nuziale, le nozze di Cana, raffigurato nella prima grande tavola. Volentieri condivide l'amicizia attorno a una tavola, ecco la cena di Betania, nella seconda grande tavola. Non disdegna di mangiare anche nelle case dei farisei e durante i pasti con i discepoli rivela il mistero che abita in lui. Ma soprattutto la presenza di Gesù alla mensa degli uomini si trasforma in una epifania di Dio e dell'uomo. Perché sedersi a mensa con Gesù significa anzitutto scoprire il cuore stesso di Dio, la sua compassione e il suo perdono, la sua accoglienza di chi sente il peso del peccato e della sofferenza. E d'altra parte, invitare Gesù a un pasto vuol dire anche lasciarsi trasformare dal suo sguardo, mettere allo scoperto ciò che abita il proprio cuore. Perché proprio a mensa avvengono alcune dispute con i farisei e soprattutto durante l'ultima cena si rivela il tradimento dell'amico. Ma appunto proprio in quest'ultimo pasto, condiviso con i discepoli, Gesù alla fine racchiude tutto il segreto della sua stessa vita in dono. Ecco, il pane e il vino posti sulla mensa diventano il segno più eloquente dell'amore di Gesù per i suoi, il dono della sua vita per gli uomini, il luogo in cui la sua presenza continua sino alla fine dei tempi. Appunto, il pane e il vino, che sono il cibo della quotidianità dell'uomo, la bevanda che rallegra le sue feste. E direi che è significativa questa scelta. Certamente pane e vino evocano una ricca simbologia biblica, ma sono anche il cibo e la bevanda che il lavoro dell'uomo prepara. Non è semplicemente il grano e l'uva, ma il pane e il vino, dunque grano e uva elaborati, preparati dall'uomo, ricreati dal lavoro dell'uomo. E soprattutto questo pane e questo vino, ricchi della novità che è data loro da Gesù, devono essere presi, mangiati, bevuti, perché diventino incontro con quella vita che libera l'uomo da ogni forma di egoismo, appunto, di ingordigia. Ecco, mi soffermo sul tempo che resta su un simbolo della scrittura, che è appunto uno anche dei simboli ricordati nelle tavole del pittore Giuseppe Cordiano alle pareti di questo refettorio, il simbolo della manna. Ecco, può aiutarci a capire come attraverso la condivisione del cibo, al significato che esso ha nella vita dell'uomo, noi possiamo davvero comprendere il giusto rapporto con le cose materiali e attuare un vero cammino di liberazione da ogni idolatria della vita, di cui appunto l'ingordigia è una forma tipica. Simbolo della manna, ecco, di quel pane che Dio ha inviato dal cielo per sfamare il suo popolo, ma soprattutto per fargli comprendere da dove viene la vita, qual è il suo senso vero, come la si vive. La manna infatti è il pane che il Signore dà in cibo. Il pane è come simbolo contenuto dalla vita, di tutti i beni che la compongono, è ciò che permette di superare il limite estremo in cui l'uomo si confronta con la morte. Però questo pane, ecco, non è quello che l'uomo acquista con la fatica del suo lavoro, quello che può procurarsi, quello che può accumulare, non è il suo pane. Sto per far piovere pane dal cielo per voi, dice Dio Mosè. Dunque un pane imprevisto, inaspettato, donato, che discende dall'alto. E questo pane proietta e colloca l'uomo nella logica della gratuità, liberandolo dalla morsa del possesso che non lascia passare la vita, ma crea tristezza, paura, invidia, violenza, morte. E questo è espresso, direi, dalle caratteristiche che questo pane del cielo possiede. Anzitutto un pane che deve essere raccolto ogni giorno, perché ogni giorno è donato. Ecco, direi, la quotidianità del dono che accompagna il cammino di Israele e rivela la fedeltà di Dio. Ma ogni giorno
Israele è chiamato a disporsi in un'accoglienza, entrando così quotidianamente nella logica della gratuità. Il popolo ne deve raccogliere ogni mattina la razione di un giorno, quanto ciascuno può mangiare, un uomo alla testa, secondo il numero delle persone contenute nella propria tenda. Dice il testo di Esodo: ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò con l'omer, colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Ecco, il dono è un invito a liberarsi da quella avarizia ingorda che, accumulando, crea una progressiva sfiducia in Dio, rafforzando la pretesa di un possesso autonomo della propria vita. Ogni dono, come ci ricorda il testo di Esodo, è commisurato alla capacità di colui che è chiamato a raccogliere. Cioè, ogni dono contiene una pienezza che annulla ogni diversità creata dal di più e dal di meno. Perché ogni dono è misurato non secondo la misura dell'uomo, in fondo la misura dell'egoismo umano, ma è misurato con la misura di Dio, l'omer di Dio, la misura che Dio stesso stabilisce per ciascuno. E non si deve dimenticare che il dono ricevuto non è solo per sé, si prende secondo il numero delle persone contenute nella propria tenda, cioè lo si riceve per distribuirlo, per condividerlo con gli altri.